Ciao a tutti! Oggi prepareremo la ciambella golosa con glassa al caffè. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono uova, burro morbido, zucchero semolato, latte, caffè solubile, cacao amaro, caffè ristretto espresso, farina di tipo 00, sale, lievito per dolci, vanillina. Per la glassa al caffè, caffè espresso, zucchero semolato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il burro. Lo zucchero. Il sale. E la vanillina. Ed azioniamo il bimby per 3 minuti a velocità 3. Aggiungere le uova, il latte. E facciamo amalgamare per 2 minuti a velocità 3. Aggiungere la farina, il lievito ed azioniamo il bimby per un minuto a velocità 5. Aggiungere il cacao amaro, il caffè solubile e il caffè espresso. Ed azioniamo il bimby per un minuto a velocità 5. Il composto è pronto, versiamolo in uno stampo da 24 cm ben imburrato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-45 minuti circa, fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Nel frattempo prepariamo la glassa. Mettere nel boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere un caffè espresso ristretto caldo ed azioniamo il bimby per 30 secondi a velocità 4. La glassa è pronta, versiamola sulla torta. Se dovesse risultare troppo densa, aggiungere un altro po' di caffè sempre caldo. Ciambella golosa con glassa al caffè. Grazie e alla prossima ricetta!